Fratelli e sorelle, buonasera. Arrivo di Block 19 questa sera. Allora tesori, allora, scusatemi, una buona sera a tutti. 19, ecco, saluto DJ Tagmas, i tesori. Ciao DJ Tagmas. I tesori. Ciao DJ Tagmas. Ciao DJ Tagmas. Ciao DJ Tagmas. Ciao DJ Tagmas. Oddio, mamma mia. Oddio, mamma mia. Oddio, mamma mia. Oddio, mamma mia. Io voglio salutare anche lo staff, sempre di Fan Production e di SDS Holding. Oddio, io voglio salutare anche lo staff, sempre di Fan Production Holding. Oddio. Arriverà, allora credo che il paese si sta comportando in maniera egregia. Allora credo che il paese si sta comportando in maniera egregia. Uso della mascherina, distanziamento sociale. Arrivo di Block 19 questa sera. Arriveranno, arriverai, abbia fede che arriveranno. Arriveranno, arriverai, abbia fede che arriveranno. I tesori. Ciao DJ Tagma. Buonasera a tutti da Radio Divock 19, benvenuti qua. E stasera abbiamo una cosplayer, però adesso aspettate un secondo perché c'è 2 minuti di pubblicità e poi ve la presento. Io sogna colori. Sogna colori. Rivenditore, rivenditore, Dillard Candle, Tresti Profumazioni, Il Bucato di Eden, Mufagi, Fichu Orchidea Milano. I due creazioni polistirolo, tessuti per la tavola, incensi indiani. Servizio di restyling e restauro. Bomboniere e allestimenti via Milite Ignoto 12 a Ispra, provincia di Varese. Sogna colori da martedì a sabato orari 9 e mezzo a mezzogiorno e mezzo. 15 e 30 a 19 chiudo domenica e lunedì continua per... Consegna a domicilio. Ciao ragazzi, sono Angelo Bonfrisco, ex arbitro di Serie A. È con piacere che voglio raccontarvi la mia esperienza di U-Broker. Che cos'è U-Broker? È un modo per risparmiare. La consiglio a tutti. Progetto Zero. Quindi U-Broker, Progetto Zero. Ci sarà anche una grossa opportunità, non solo di azzerare le bollette, ma anche di diventare collaboratori. La consiglio a tutti. Per qualunque tipo di informazione potete contattare direttamente la radio. Radio Divock 19. Tutti voi una buona giornata con la radio e la musica. Ciao ciao. U-Broker. Luce e gas. Signori e signore, ci sono novità pazzesche su www.samushogan.shop. Ci sono prodotti di altissima qualità, dalla cosmetica alla profumeria e oli naturali, tutti prodotti almeno con 5 certificazioni. Puntiamo alla qualità tutta italiana. Fatti un giro anche sulla pagina Facebook Samushogan, dove troverai profumi senza alcol, chimico e acqua. Rimani profumato tutto il giorno. Solo a metà. www.samushogan.shop.
rimani profumato tutto il giorno. Non solo la metà. Non solo la metà. Non solo a metà. Benvenuti qua su Radio Divock 19. Allora oggi, stasera, ci abbiamo l'audio di Andrea Bellotti, l'imitatore trasformista che ha fatto anche il, nel film La vita di Sordi, ha fatto praticamente un pezzo salendo sul palco e quindi niente, è stato protagonista anche in quel campo lì, diciamo in questa cosa qua del film della vita di Sordi, molto 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 importante. Ma andiamo a sentire cosa ha detto nei panni di Cristiano Malgioglio Andrea Bellotti alla nostra Lucrezia. Mamma mia, tesoro, veramente, oddio, stasera abbiamo un grande personaggio, lo sto sentendo, mamma mia, oddio, mentre sto mangiando le patatine fritte col formaggio, oddio, la grande cosplay Lucrezia Crisci, mamma mia, con un grande cavallone di Jet Atmos su Radio Divock 19 di RM Production, mamma mia, mi ha sbattuto la porta in faccia il mio produttore. Ciao a tutti i cavalloni, mi raccomando, seguite Radio Divock 19, perché di Radio Divock 19 ce n'è una, e tutti gli altri ne andrà in due. Ciao. Grandissimo Andrea Bellotti, anche stasera ci ha stupito con le sue performance. Allora, andiamo a presentare subitissimamente, lo dico con 3B, subitissimamente, andiamo a presentare, eccoci qua, Lucrezia Crisci, cosplayine, guarda qua chi c'è. Adesso sto facendo vedere la foto di te. Buonasera intanto, Lucrezia. Ciao. Ciao a tutti, buonasera. Nei panni di Wonder Woman, io ho messo qua la foto più bella, penso, non lo so, ci saranno sì, anche più belle, però questa qua a me piace tanto. Vabbè, diciamo che è il mio personaggio di punta, la Wonder Woman, quindi vedi, allora va c'ho azzeccato, mettere lei. C'ho azzeccato, azzeccato. Se volete andare a vedere, magari non adesso, magari dopo, sì, su djtakmas.com, dove c'è scritto qua in alto, vedi, vedete qua, beh, sul telefono dovete andare nel menu, nelle tre lineette, e, sì, e scorrete tutto il menu, ci sono tutti i personaggi che abbiamo intervistato durante la quarantena, e potete andare a vedere qua in diretta con c'è il personaggio della serata di stasera, che è Lucrezia Crisci, e sì, c'è tutto, sì, tutto quanto su te. Anche qua, se potete ricollegare anche alla radio diretta subito qua, pam pam, e ci sono tante belle fotine che adesso stasera gireranno, scorreranno a bomba, come si dice? A bomba. Scorreranno a bomba. Lo trovate anche qua, DJ Takmas, sul cartellone che c'è qua di dietro, djtakmas.com. Ok. Detto questo, torniamo a noi. Cara Lucrezia, bellissima Lucrezia. Grazie. Accoglienza, wow. Che accoglienza, Enza. Allora, da dove partiamo? Da dove vogliamo partire? Come sei diventata cosplayer? Ah vabbè, io la cosplayer secondo me è una cosa che mi porto fin da piccina, quando sono arrivati in Italia i mitici robottoni anni 80, e quindi di conseguenza subito innamoratissima del grande Mazinga, perché il mio primo grande robot è stato lui, a differenza di quello che si possa immaginare. Da femminuccio ho, diciamo, vissuto la mia infanzia tra robot pani e robottoni, insomma. E quindi innamoratissima del primo amore Tetsuya, non ho potuto fare a meno che appena ho scoperto, già all'epoca da bimba cercavo di imitare la protagonista femminile, che era Ju Nono del grande Mazinga, che sarebbe la compagna di Tetsuya. Quindi di conseguenza, del cosplay, il primo personaggio a cui ho voluto dedicare l'entrata in questo mondo è stata proprio Ju Nono, e quindi nel 2006 finalmente, anche se la pratica la conoscevo dal 1991-92, mi sono buttata, ho interpretato Ju Nono,
diciamo, piacere, subito sono stata riconosciuta e quindi è stata una grande emozione, insomma. Ma sono dei costumi perfetti, proprio sembrano proprio costumi di scena, proprio quelli sono fantastici. Grazie. La maggior parte dei cosplay me li faccio io, infatti Giù Nono dalla prima li ho fatti, cioè l'ho realizzato io, e non sono una sarta, non so, però non so per quale motivo quando mi sono buttata in questa avventura e come questa grande passione mi ha dato, diciamo, mi ha fatto scoprire che potevo essere capace anche di cucire, cosa che poi stranamente riesco a fare a mano, perché con la macchina invece... Scusami, con la macchina un secondo, perché c'è una telefonata sotto, non so chi è. Oddio. Secondo, adesso uniamo le chiamate, non so chi è, proviamo a sentire... Pronto? Sei in diretta su Radio Divock 19, dimmi, chi Ciao, sei? Ciao, buonasera, sono Fabienne, io vorrei vedere la diretta di Lucrezia Clinci, perché sono... Ah, sei in diretta, bro. Però non riesco a vedervi, come mai? Come mai non riesci a vederci? Impossibile, vai su Radio Divock 19... Sì. Sulla pagina e Facebook. Noi siamo solo in audio, insomma, non siamo in video. Ciao Lucrezia, ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie, bene, tutto bene. Ho fatto 250 tentativi ma non riesco a vederti, adesso ci riprovo. Noi siamo solo tramite audio, quindi a vedermi non credo che riesci a vedere. Audio, sì. Esatto. Sì, vedi solo la radio. Okay. Allora, comunque l'audio non lo sento, ma adesso ci riprovo, va bene? Ok, va bene. Buona serata, buona continuazione, ragazzi. Ciao. Grazie, commenta se... Ciao. commenta se riesci a entrare comunque. Niente, che sorpresa, così ho detto, boh, non so chi era, ho detto, non aspettavo niente. Nessun'altra telefonata, quindi ho detto deve essere qualcos'altro e quindi mi sono buttato a fare questa cosa. Intanto volevo far vedere a tutti quanti, adesso mi alzo e faccio vedere il tatuaggio di Radio Divock, che mi sono tatuato il logo di Radio Divock, che ci vuole, no? Eh sì. Ok, fatto, posto, possiamo andare. Non so se stai vedendo te in diretta o no. Mi controlli la connessione, per favore? Tutto a posto? Perché qua? Strano. Mi fa una roba strana, è venuta fuori una roba strana. Vabbè, comunque niente, siamo in diretta e quindi niente. Cioè, boom, ci siamo. Quindi eravamo arrivati dove, che mi sono perso con la chiamata? Di Giù Nono. Esatto. Pilota, e quindi da lì è partita la mia avventura portando questo primo personaggio a Lucca Comics, quindi una delle fiere più importanti non solo in Italia ma in Europa, se non nel mondo, e quindi già essere riconosciuta lì con il personaggio che andavo a interpretare, perché comunque lo facevo quella in borghese, nemmeno da combattimento, quindi è stata una grande soddisfazione già come partenza, anche se non immaginavo di arrivare a questo punto, perché l'ho fatto lì quel giorno.